Giorni per Libre TV, oggi è 30 ottobre 2013, siamo in compagnia di Aurelio Mancuso qui alla Gay Street di Roma. C'è un evento, si sta montando un palco, che cosa sta per accadere? Sta per accadere che questa sera ricorderemo Simone che si è suicidato sabato notte a Roma lasciandosi dall'undicesimo piano di un palazzo, ma ricordando lui vogliamo anche questa sera non fare del vittimismo, vogliamo onorarlo dicendo che è possibile una speranza, che bisogna agire, che è possibile prevenire il suicidio e la solitudine. In questo paese troppi giovani, giovanissimi sono lasciati da soli, patiscono la crisi economica, sono precari, sono disoccupati, vanno in scuole non adeguate e hanno sfiducia. Tra questi giovani ci sono i giovani omosessuali che hanno una ragione in più per non essere contenti, perché sono dileggiati, perché sono emarginati, perché non vedono un futuro sereno in questo paese. È su questo che bisogna lavorare e le chiacchiere stanno un po' a zero, ormai ci sono gli strumenti per poter prevenire, per poter agire sia nel Comune di Roma, sia nazionalmente, sia diciamo a livello politico istituzionale. Noi questa sera siamo qui per dire questo, che non ci faremo scoraggiare anche se troppi nostri fratelli e sorelle non hanno più fiducia. In discussione in Parlamento nei prossimi giorni ci sarà la legge, diciamo il provvedimento contro l'omofobia di cui è stato relatore l'onorevole Scalfarotto. Ecco, lei che ne pensa? Io penso che al Senato quel provvedimento spero si corregga, perché ci sono alcune cose che non vanno bene, ma spero però che si proceda molto celermente. In questo Parlamento italiano quando si è voluto si sono approvate leggi in un giorno, quindi i politici invece di piangere, di diciamo, mandare comunicati di solidarietà quando muore un omosessuale, possono agire, hanno uno strumento molto semplice che è quello di fare le leggi. Grazie Aurelio Mancuso, Presidente di Equality.